Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Anche quest'anno, esattamente come l'anno scorso, ho pensato di proporvi il video sui calendari dell'Avvento Beauty, perché comunque è un video che l'anno scorso ha avuto abbastanza successo, a me è piaciuto moltissimo farlo e quindi ho pensato di riproporvelo. Quindi adesso vi farò vedere, vi mostrerò tutti i calendari dell'Avvento che mi sono piaciuti di più, quelli comunque abbastanza famosi, dei brand più conosciuti, e poi alla fine del video ve ne farò vedere tre che non sono di brand famosi, ma che secondo me sono carini e originali. Ma mi fermo con le chiacchiere, partiamo subito col primo calendario. Io me li sono scritti qua perché ricordarseli tutti a memoria era impossibile. Quindi perdonatemi se ogni tanto dovrò guardare nei miei appunti. Il primo è quello di Lancôme, che mi è piaciuto tantissimo perché presenta praticamente un cielo stellato sui tetti di Parigi con i fuochi d'artificio e potremo trovare un sacco di prodotti mini size, dai prodotti di make-up, prodotti per il corpo, prodotti per la cura dei capelli, quindi veramente molto molto carino. Poi avremo il calendario dell'Avvento Bare Minerals. È un brand che io non ho mai provato, non lo conosco granché, però anche questo calendario mi sembra veramente molto carino. Sono tutti prodotti in formato viaggio e ovviamente con la caratteristica di avere una base minerale per le pelli più sensibili, quindi avremo prodotti di make-up, prodotti per il corpo anche in questo caso in formato viaggio, quindi insomma mi sembra comunque un calendario che potrebbe essere una bellissima idea, soprattutto se avete in mente di passare le vacanze di Natale in viaggio. Catrice invece quest'anno propone un'idea un po' originale, un calendario dell'avvento che potete andare a creare come preferite, perché loro vi danno 24 prodotti, 24 adesivi dorati e 24 bustine. Quindi voi andrete a riempire queste bustine con il prodotto che preferite e andrete poi ad inserirlo nella casellina che corrisponde ai vari giorni di dicembre. Quindi andate a creare proprio voi l'ordine che preferite. Questo secondo me può essere un'ottima idea regalo. Se volete regalare un calendario dell'Avvento Beauty e volete essere voi a comporlo, quindi magari sulla base, non so, di qualche progetto di make-up particolare, di qualche serata particolare, potete andare a comporlo scegliendo i vari giorni e i vari prodotti, insomma, quindi mi è sembrata anche questa un'idea originale. Poi avremo il calendario Disney che ha come protagonista Biancaneve, questo va benissimo per le più giovani, ma anche quelle che non essendo più tanto giovani amano comunque le principesse Disney sicuramente lo possono apprezzare. In questo caso però il calendario è più piccolo perché avremo solo 12 prodotti, quindi è un po' più piccolino, però comunque a tema Disney. Poi avremo il calendario di Look Fantastic che ha come tema il circo, colori rosso e oro, e ci saranno prodotti dei migliori brand, sia in mini size che in full size, quindi comunque avremo un po' entrambe le cose. Quindi anche questo comunque sicuramente allettante. Poi andiamo avanti con quello che io preferisco in assoluto perché è quello di Essence. Sapete che a me i prodotti Essence piacciono tantissimo e anche quest'anno c'è il calendario. Io l'anno scorso lo avevo preso quello di Essence. Quindi vi lascio nelle schede il link del video in cui faccio vedere proprio l'apertura del calendario se per caso vi interessasse. Comunque io mi ero trovata benissimo, sono ancora indecisa se comprarlo di nuovo quest'anno oppure no, però io ve lo consiglio perché comunque mi ero trovata veramente molto bene. Erano tutti prodotti, tra l'altro non in mini size, ma proprio prodotti in full size, quindi ero rimasta molto contenta. Quest'anno ha una composizione un po' diversa perché ha i cassettini anziché le finestrelle, però è comunque sempre bellissimo. Come al solito ci saranno prodotti proprio fatti apposta per il calendario, quindi a tema natalizio, e altri che invece li trovate anche in gamma permanente, quindi io ve lo consiglio. Poi avremo il calendario L'Occitane, qui hanno pensato a prodotti per la skincare, prodotti per il corpo, profumi e prodotti per i capelli. Anche in questo caso mi sembra un calendario molto carino. Io devo dire la verità che non ho mai provato niente di questo brand, però ci sono sempre passata davanti perché c'è stato un periodo della mia vita in cui spesso andavo nel centro della mia città, quasi settimanalmente perché stavo facendo un corso di formazione. Questa scuola era proprio a fianco al negozio L'Occitane, quindi ci passavo sempre davanti. Nonostante questo non ho mai comprato niente, però sono sempre stata comunque attratta da questo brand perché
perché mi sembrava che avesse delle cose valide. Poi abbiamo il calendario di L'Oréal Luxe, anche questo mi sembra molto bello, contiene tutti i prodotti dei brand più amati e più conosciuti del gruppo L'Oréal, quindi insomma sicuramente anche questo è un bellissimo calendario. Ci sono dentro prodotti Lancôme, Yves Saint Laurent, ci sono prodotti Urban Decay, quindi sicuramente è un ottimo calendario sia per se stessi sia come idea regalo. Poi avremo ben quattro calendari firmati Makeup Revolution e qui devo per forza guardare gli appunti perché sono quattro e io non me li ricordo a memoria. Il primo è misto, nel senso che troverete un pochino di tutto, quindi prodotti di make-up, prodotti per il corpo, ma di vario genere. Il secondo è tutto dedicato ai rossetti, quindi rossetti liquidi, rossetti matte, lucida labbra, rossetti in crema, quindi chiunque ami i rossetti con questo calendario fa festa perché 24 tipi di rossetti diversi. Poi il terzo contiene 7 prodotti di make-up che sono pensati nello specifico per Capodanno, quindi sono tutti prodotti che vi serviranno per andare a realizzare un make-up che sia specifico per la serata di Capodanno, quindi sicuramente troveremo glitter, troveremo un trucco un po' più aggressive che va bene per la sera e questo devo dire che a me attira tantissimo, non ho ancora deciso quale comprare di tutti questi che vi sto elencando, ma almeno uno penso che anche quest'anno lo comprerò. Poi il quarto invece ha la forma dell'albero di Natale, quindi mi sembra veramente molto carino e contiene prodotti full size per viso, occhi e labbra. Quindi di Makeup Revolution abbiamo ben quattro calendari tra cui scegliere, oppure se siete facoltosi potete anche comprarli tutti e quattro. Poi abbiamo The Body Shop e anche in questo caso abbiamo tre calendari diversi che sono a tema. Uno ha come tema la volpe, l'altro ha come tema la renna e poi c'è il gufo. Due di questi contengono prodotti di make-up, mi sembra quelli con la volpe e con la renna, invece quello con il gufo, se non mi sbaglio, contiene dei campioncini e delle cose, comunque dei prodotti in mini size. Però è molto carino comunque, diciamo, il packaging, chiamiamolo così. Sono veramente calendari, secondo me, originali. Adesso usciamo un momento dal sentiero del make-up e del beauty e introduciamoci un momento nella piccola stradina della profumazione per la casa, perché vi voglio far vedere il calendario Yankee Candle e ci sono due versioni. La prima è la classica ghirlanda che ha le candeline quelle piccoline, diciamo, e poi c'è una versione un po' più grande che ha invece anche delle candele votive, quindi quelle un pochino più grandi. E ovviamente entrambi contengono delle candele di varie essenze. Sicuramente anche essenze specifiche poi per il periodo delle feste per Natale. A questo proposito devo sempre farvi il video sulle mie candele profumate, ma quando ci avvicineremo comunque di più al periodo natalizio arriverà anche questo video. Poi ci sono altri due calendari che vi voglio citare che riguardano il beauty e poi passiamo a un'altra categoria. Anche quest'anno c'è il calendario Sephora, l'anno scorso avevano come tema la volpe, quest'anno hanno scelto il gufo. E mi sembra comunque un calendario sempre carino. Poi a me i prodotti comunque che si trovano da Sephora sono sempre piaciuti, quindi sono sicura che è un ottimo calendario. E poi c'è il calendario di Amazon, ossia un calendario che Amazon ha pensato di fare raccogliendo prodotti dei migliori brand che ovviamente si trovano in vendita su Amazon. E a proposito di Amazon, vi dico che tutti i calendari che vi ho nominato, fatta eccezione per qualcuno che non sono riuscita a trovare su Amazon, ve li linko giù in info box. Quindi se volete acquistarne uno di questi o anche più di uno e volete andare direttamente sul prodotto specifico in info box trovate il link che vi porta direttamente a quel prodotto, quindi se vi è più comodo e volete fare così, guardate nella descrizione. E come ultimo calendario dedicato al beauty abbiamo quello Douglas, che è uno rosso e uno turchese, contengono prodotti in full size o mini size. E anche questo comunque è carino perché i prodotti di Douglas sono buoni, magari non tutto, perché io non mi sono sempre trovata benissimo con tutto, però diciamo che in linea di massima è un brand che comunque mi piace. Poi cambiamo completamente genere e vi voglio mostrare due calendari dedicati al tè e alle tisane. Uno si chiama Demmer, spero si pronunci così,
e l'altro Felino, scritto con due E, comunque vi lascio i nomi giù in info box, e è dedicato completamente al tè e alle tisane. Quindi all'interno troverete delle bustine di tè, di tisane, di vari gusti, di varie tipologie, quindi sicuramente questo va benissimo se amate farvi delle tisane o bere il tè, mi sembra un'idea carina. E come ultimo calendario vi mostro un calendario particolare perché è tutto in legno, è fai da te, nel senso che voi potete andare ad inserire all'interno quello che volete, magari può andare bene come idea regalo, ed è a forma di treno. A me è piaciuto perché mi sembra veramente originale e particolare. Inoltre, rispetto agli altri calendari che sono fatti di cartone, questo essendo fatto di legno poi vi resta, quindi vi resta proprio come decorazione natalizia, magari da mettere sotto l'albero, quindi tutti gli anni potete anche riutilizzarlo perché andrete a mettere all'interno quello che volete. Può essere un'ottima idea regalo per la famiglia, quindi anche da aprire insieme alla famiglia. Insomma, mi è sembrata una cosa molto bella, mi è piaciuto tantissimo, quindi ho voluto inserirlo anche se con il beauty non c'entra nulla, però mi sembra comunque un bellissimo calendario. Bene ragazzi, io come al solito ho perso la cognizione del tempo, quindi non so se questo video sarà durato 10 minuti o 20 minuti o mezz'ora, non lo so, so che ho parlato tantissimo. Comunque, questi sono i calendari dell'avvento che mi sono piaciuti di più, quelli che io anche vi consiglio perché sono comunque tutti di ottimi brand, quindi sicuramente non ci saranno delusioni all'interno. Io vi invito come al solito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciatemi un like se il video vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.